condizioni del campo di gioco sono buone. Buonasera amici sportivi, dal vostro Gianni Pinoli. Oggi il commento tecnico è affidato a Sandro Manini. A te la linea, Sandro. Buonasera a tutti, speriamo in una bella partita. Campionato Master Serie A, quarta partita. L'Internazionale contro il Monaco. Oggi affronta... I giocatori con la divisa a righe sono scesi in campo. La partita sta per avere inizio. Sulla destra del campo si schiera il Monaco, mentre dalla parte opposta, sulla sinistra del teleschermo, si schiera l'Internazionale. Stanno costringendo a tenere palla. Tiro! L'allunga di testa. Buon possesso di palla. Crossa al centro. Palla alta. Ecco! Colpo di testa. Passaggio in profondità. Ma no, sono tutti smarcati! Triangolo! E tira! Ha segnato! Gol! Un tiro grandioso! Rivediamo l'azione! Buona opportunità! Sono trascorsi 20 minuti. Approfittano degli spazi vuoti. Sembra un buon passaggio. Non cade nella trappola del fuorigioco. Palla in aria. Tira! Effettua un passaggio con la testa. Possessa del pallone, la mette al centro, alto sopra il portiere, riesce a far filtrare la palla, sembra pericoloso. A penetrare. Bel tiro.
possesso del pallone. Al centro. Davvero spettacolare. L'Internazionale va ancora in rete. Bene, vediamo il replay. Laggiù devono stare molto attenti. Palla al centro. Ottimo passaggio. Tiro. Ottengono un calcio d'angolo. Hanno un'occasione da gol. In possesso del pallone. Situazione pericolosa. E subisce fallo. Una breve rincorsa. Sì, molto probabilmente uno scherzo. Tiro. Fine del primo tempo. E ora, durante l'intervallo, sentiamo un commento sul primo tempo. Il risultato è 2-0. L'Internazionale conduce di 2 reti. Allora, Sandro, quali sono i tuoi giudizi su quello che abbiamo visto finora? Ecco, io preferirei vederli più attivi sulle fasce laterali. Ok, grazie, Sandro. Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Sembra un buon passaggio. Il portiere para senza problemi. È gioco pericoloso. Tiro. Adesso non si devono distrarre. Manca allo specchio della porta. Ha una straordinaria capacità di tenere la palla incollata al piede. Ecco la rimessa laterale. Molto pericoloso. Bel passaggio.
tiro! Che peccato! Lì devono stare molto attenti. Non cade nella trappola del fuorigioco. Tocco verso il centro. Entra in scivolata. Entra il sostituto. Colpo di testa. Rimessa del portiere. Fuori di molto. Ottimo passaggio. Si impossessa del pallone. E tira! Ecco la rimessa laterale. Mancano ormai solo 5 minuti al 90esimo. Si impossessa del pallone. E tira! Rimessa del portiere. Ma quale fuorigioco? Di chi sarà la palla? E tira! Rimessa del portiere. L'arbitro ha fischiato. L'incontro è finito. L'Internazionale riesce a vincere un incontro davvero difficile. Allora Sandro, come ti è sembrata la partita? Mi è sembrato un incontro avvincente, davvero molto spettacolare. Bene Sandro, grazie per il tuo commento tecnico. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Arrivederci dal vostro Gianni Pinoli. Il commento tecnico era affidato a Sandro Manini. Grazie Sandro. Grazie Gianni e arrivederci a tutti. Bene, arrivederci a tutti gli amici sportivi in ascolto.